È crisi 7-up, ragazzi, rispondetemi, è crisi, iniziamo così. Assolutamente no. Ci sono queste assenze che ci penalizzano, però comunque. Assenze, infortuni. Infortuni. Non è un bel periodo, però. Dall'inizio del campionato siamo così. Espulsioni. Però. Mattia, la squadra forse ha bisogno di te. Una cosa, vabbè, non ci sono tre. Sicuramente io do il mio contributo, ma anche lui in difesa. Siamo messi un po' male per adesso. Comunque, cosa fa ben sperare è che anche se abbiamo queste difficoltà, siamo sempre lì. Siamo sempre messi più o meno bene. Quindi sperando che appena siamo tutti quanti possiamo dare lo sprint finale tutti insieme. E comunque abbiamo un obiettivo abbastanza importante. Perché tra l'altro oltre a voi a cadere sono accadute anche Toreros. Questa è una camurria in realtà. Questo non ci fa piacere sicuramente. Perché Toreros sono davanti, avremmo preferito che restassero indietro i Bula Boys. Perché comunque sono a questo punto alcuni dei nostri diretti avversari per i playoff. È stato un peccato la partita di oggi, sinceramente, perché ce la saremmo dovuta giocare essendo, se fossimo sei tutti. In realtà poi in cinque siamo calati già a fine primo tempo. È peccato. Sicuramente in 5 contro 8 c'è poco da fare. Comunque sia, c'è da fare i complimenti all'altra squadra sia per la partita giocata che per, diciamo, sono stati molto gentili perché noi dovevamo essere 4, c'erano accesso all'articolo 11, sono 6 disponibilissimi. Cordaro portiere, e invece doveva venire Spanone. Ha avuto un problema Spanone. Vabbè, il prossimo turno lo leggiamo. Io ho Estafan, venerdì, vero, venerdì. Anticipo. Che poi comunque anche questo 5-1 è bugiardo, nel senso che poi giustamente in 5 sul 2-1 dovevamo attaccare, ci siamo scoperti chi doveva essere in attacco e in difesa, quindi non poteva vincere attraverso, non poteva difendere bene e quindi abbiamo subito troppi gol. Quindi è un risultato largo, però non era, cioè non doveva essere soltanto largo. Vabbè ragazzi, speriamo che vi riprendete presto. Sì, presto. Va bene? Va bene. Alla prossima ragazzi, grazie, ciao. Vincono gli Stokes e battono un'altra grande, dopo Fight Club ancora 7-up, allora siete una mazza grande. Ma così sembra. Complimenti, tra l'altro. Dopo la sconfitta con gli Stoffen, quello che abbiamo perso. Con i Toreros. Dovevamo rifarci. Dovevamo riprendere i punti che abbiamo perso nelle prime partite. E insomma ci stiamo riuscendo. A parte per le due munizioni ricevute secondo me ingiustamente in questa partita. Poi comunque anche loro, insomma, avevano un sacco di assenti. Avevano un difensore infortunato che mi sembra che era Navarra, che poi alla fine ha giocato l'ultimo minuto. Sì, sì. Avevano il portiere espulso e mancava Mattia Leone, cioè. Sul forte della loro squadra, comunque hanno fatto una bella partita. Gli abbiamo concesso un articolo 11, secondo me era giusto perché non tra l'altro vi ringrazio nell'intervista. Sì, no, ma sono bravi ragazzi, non sarebbe stato giusto farli giocare in 4. Insomma, se dobbiamo vincere vinciamo. Ringraziamo il pantaloncino di. Lui è il pantaloncino portafortuna. Cos'è? Da quando l'ho cambiato 3 volte di seguito. Incredibile. Sì, è il pantaloncino della Juventus. Io sono milanista. Io lo consento. Io lo consento. Appena perdiamo lo radio, no? Autori dei gol? Allora, 2 scuderi. Bellissimi, insomma, ci hanno rimesso. Scuderi anche con le grandi, diciamo, prima che Fight Club li ha puniti. Ora anche Seven. Di Giovanni lo vuole. Di Giovanni lo vuole. Io ho detto cucina più 100.000 di euro. Pensavo una Mac. No, una Mac. Una Mac di cosa è? Vabbè. Secondo me comunque è stata molto importante la partita l'anno della scorsa settimana. Ci ha dato molto morale questa partita. Allora cercheremo di vincerle tutte e vediamo come. Comunque, per quanto riguarda gli autori, abbiamo 8 dei gol, 2 scuderi, uno io, uno tedesco, uno siracusano. Siracusano che. Siracusano ha riaperto la partita perché perdiamo 1-0. È il secondo gol che fa, due gol in 2 partite. Insomma, una buona media. Un ottimo rinforzo, diciamo. Sì, sì, ci serviva comunque perché abbiamo 2 buoni attaccanti come Gianmarco e Pep. Ma loro sono bravi tecnicamente, ma mancano di fisico. E invece al contrario Siracusano manca di velocità, però di fiato, però di fisico c'è. Ci serviva un uomo che teneva la palla e fa salire la squadra. Ottimo, ottimo. Però comunque intanto credo che siamo la migliore difesa del campionato. Perché ho saputo che i Toreros hanno perso 6-3, 7-4 con i Bulo.
e quindi abbiamo recuperato i Torero per quanto riguarda la difesa. In attacco stiamo migliorando perché comunque abbiamo fatto 5 gol, che rispetto alla nostra media è abbastanza. Tu sei sempre sacrificato in difesa però. Ma io quest'anno gioco in difesa. Proprio è deciso. Tutti in difesa e partiamo in attacco. Preferisco dare più compattezza dietro. Comunque io sono veloce, Vincente, siamo cioè qualche velocista e quindi possiamo ripartire. Prossimo turno Patatinaikos. Patatinaikos io l'ho appena commentato, hanno perso 7-0. Non vanno bene però. No, per niente. Cioè, la partita è stata abbastanza tirata all'inizio del primo tempo la loro. Poi sì, insomma, hanno straripato il Borrachos. E comunque loro dovrebbero. Cioè, spero non sia una partita. Con le grandi vi comportate bene. Occhio alle piccole. Occhio alle piccole. A me preoccupa questo, perché comunque loro sì, hanno perso, però non hanno giocato malissimo. Mi spavento proprio, poi stiamo scegliendo adesso, mi spavento di questo. Va bene, ok, grazie ragazzi, ci vediamo sabato prossimo, grazie, ciao ciao.